misure più incisive per contrastare i reati contro le banche e la clientela. Nella giornata di ieri, lunedì 10 luglio, è stato firmato il nuovo protocollo d'intesa tra il prefetto di Pesaro Urbino, Emanuela Saveria Greco, e il coordinatore di OSIF e delegato di ABI, Marco Iaconis. Prevede l'adozione da parte delle banche di tutta una serie di misure di sicurezza, prevenzione principalmente delle rapine e degli attacchi agli ATM. Poi ci sono anche altri temi che vengono presidiati, come le truffe, in particolare alla popolazione anziana, gli attacchi cyber physical security, le aggressioni non predatorie, gli atti vandalici e terroristici. Rispetto a tutti questi crimini, il protocollo prevede misure e comportamenti idonei e finora, insomma, i risultati stanno dando soddisfazione a tutti. Nel dettaglio, le banche faranno confluire attraverso il portale di OSIF, centro di ricerca sulla sicurezza anticrimine, tutti i dati della provincia relativi agli attacchi subiti, alle situazioni di rischio riscontrate, nonché alle misure di sicurezza obbligatorie e aggiuntive attivate. Il prefetto, grazie alla collaborazione instaurata, coordinerà in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Integrate inoltre dai rappresentanti delle banche nuove iniziative di prevenzione al fine di rendere ancora più concreta e vicina alla realtà locale l'azione contro gli attacchi multivettoriali di cyber physical security, contro le rapine, i furti agli ATM e gli altri reati in danno dei soggetti vulnerabili. L'attenzione deve essere sempre massima, perché bisogna assolutamente individuare misure che possono rassicurare i clienti delle banche, ad esempio per il phishing, cioè rubare l'identità bancaria del cliente. Quindi in sede di comitato faremo delle proposte che possono sempre più aumentare, diciamo, la sicurezza dei clienti delle banche. E nella nostra provincia la situazione è abbastanza tranquilla, però insomma noi ci siamo e continuiamo ad occuparci e a preoccuparci di tutti.